Il nemico sta accentrando le sue forze tra i cespugli di girasole nel bosco oltre le colline di fronte a noi. Come prevedevo. E l'armamento com'è? Sembrano mortai leggeri e mitragliatrici. Grazie, vada pure. Circa il Novara ormai più nessuna speranza. Riunire i comandanti di squadrone. Ascoltate. È probabile che il nemico tenterà subito con tiri di assaggio di farsi un'idea delle nostre forze. Ma da noi non partirà un solo colpo di moschetto. Quello che è certo è che sta per attaccare. E a noi non restano che due vie. O ritirarci o caricare. È un'azione disperata che ci porterà con le sole sciabole e bombe a mano contro mitragliatrici e mortai. Alle 6 precise, favoriti dalle colline che ci nascondono, piomberanno sulla boscaglia e in 3 ondate successive, in modo da dare al nemico il senso di un incalzare continuo di nostre forze nella battaglia. Io sarò alla testa del terzo squadrone e lo stendardo sarà sempre al mio fianco. Il quarto e quinto squadrone rimarranno qui, pronti ad intervenire con azione simultanea di accerchiamento della boscaglia. Il maggiore Gavotti, mi dispiace moltissimo, non sarà tra noi perché è trasferito. Ora mi rimane solo di ricordarvi che lo stendardo del nostro reggimento, in 3 secoli della sua gloriosa storia, non è mai rimasto nelle mani del nemico. Signori ufficiali, ai vostri posti. Capitano, ecco le Porto Morello. Speriamo che sostituirà con onore Albino. Sì, ma non è davvero il mio Albino. Albino! Squadroni, attenti! A cavallo! A cavallo! Gamba Albino. Ciao! Mano! Reggetat! Tat! Spar! Ciao! Squadroni, attenzione! Vi leggo un dispaccio giunto in questo momento dal Comando Superiore Italiano. A voi è affidato l'onore delle armi italiane. Regta! Ciao! Stendardo al vento!
Franchi, ascoltami, Franchi. Cos'hai? Dimmi, Franchi. Coraggio, Franchi. Niente. Cos'hai? Dimmi, perché c'è tanta nebbia? Già, ce n'è sempre a Milano. Delira, facciamogli raggiungere il campo. Vieni qua, tu. Su, mettiamolo in sella. Su, subito, coraggio. Signor colonnello, il centro lo sta cedendo, ma le ali tengono ancora. Sotto il quarto e quinto squadrone. Vieni, colonnello. Stendardo. È salvo, è nelle nostre mani. È Albino. Sì, è Albino. Mi cerca. È ferito agli occhi. Venga, signor capitano, si lasci portare al campo. No, è inutile. Dica al maggiore Gavotti che gli restituisco il comando del suo squadrone. A te, Zatella, ti affido Albino. Non ci pensi, signor capitano. Dite al colonnello. Il fiume! Chi ha ordine al capitano Valeni?
Presentare.